Il sole si fa spazio tra le nubi ad est. Sarà un buon presagio per la croda del becco? Affronteremo da est lungo la via normale. Bisogna raggiungere prima il rifugio Biella, celato tra mille dossi ormai avvolti nella nebbia. Ecco la forcella Sora Forno e sfumata appare la via di salita. Questa cresta richiede senz'altro un cambio di assetto nella salita. Ecco la calotta sommitale, alla cui estremità ovest c'è la vetta. Cullati da una ninna nanna in trance. Questo non ha niente a che vedere con lo sci o con l'alpinismo. È piuttosto un'esperienza spirituale, direi impressionistica. Questo paesaggio sospeso non è reale. Come in un sogno, non sentivo nemmeno il rumore delle lamine sulla nave ghiacciata. L'ipnotico incanto è finito, ora il tratto ramponato. Eccomi alla sella con gli ski. Ciao croda, che prima da lontano ci hai attirato col sole per poi avvolgerci nell'insano cieco biancore. Uno sguardo al rifugio Senes e giù. Sotto le crepe di Socroda, le ultime curve della giornata.